Cari amici di Auto Digest, ciao, buongiorno. Oggi siamo alle prese con una bellissima automobile storica, un Alfa Romeo 1003 GT Junior di color melanzana. Direte voi, no, l'Alfa Romeo la chiamava color faggio. Questa è una seconda serie, molto più raffinata, rifinita, gli interni più fini, derivati da quelli della 1750, insomma un piccolo capolavoro. La differenza col modello precedente sta praticamente solo nel frontale. È stato eliminato il famoso scalino che doveva nascere o era nato come una presa d'aria che poi non è stata utilizzata. Molto elegante la parte posteriore, d'altronde il design di Giugiaro rimane ancora oggi valido e anche moderno. L'interno ha sedili molto contenitivi adatti alla guida sportiva, oltre a essere abbastanza eleganti, ma adesso andiamo a vedere come va su strada. Ebbene, il bialbero Alfa Romeo è sempre un capolavoro. Anche in questa versione 1003, che aveva 89 cavalli DIN, 103 SAE, si dimostra molto brillante, anche perché il peso della vettura era molto inferiore alle vetture di oggi. Però è la brillantezza, la grinta che esprime anche quando si tirano un po' le marce, che è assolutamente appagante. Poi se pensiamo che questa vettura all'epoca aveva una tenuta di strada eccellente, non paragonabile alla differenza che c'è oggi con le vetture straniere, questa era largamente superiore. Insomma, un'auto divertente da usare ancora oggi senza timore di sfruttarne le prestazioni e con estremo piacere. Ora vediamo, ecco, la prima serie del 1966 col frontale diverso e il suo interno sempre abbastanza elegante ma più piatto rispetto alla versione che abbiamo provato. Nel 74 uscì l'unificata col frontale della 2000, però con un cruscotto ben più elegante. Qui vediamo la differenza fra il primo, il secondo dell'esemplare che abbiamo provato e l'ultima serie, che veramente era molto elegante. Questa versione differiva praticamente per i paraurti senza rostri dalla carrozzeria 2000 GTV.